giusto? Ok, abbassiamo un po' l'audio del gioco. Allora, voglio iniziare questo single player su PS4 che è Uncharted. E iniziamo allora, vediamo un po'. Nuova partita, opzioni, vediamo un attimo, gioco, difficoltà normale, sottotitoli no, suggerimenti di gioco sì. Indietro, controlli, sensibilità, ok, poi vediamo se aggiustarli. Video, allora, video, luminosità, forse un po' più luminoso. Un po' luminosità così. Ok, audio, musica, abbassiamolo un po'. Uscita mono stereo, in alto grande che era piccolo. Siamo definiti. Ok, facciamo così. Vediamo come si sente su stream. Su cazzo qua. Allora, un attimino. Dovrebbe essere questo. Non mi dà l'audio. Solo vedo raggio disattiva. No, aspetta, c'è qualcosa che non quadra. Non lo so se lo sentite in realtà. Aspetta, proprietà. Ok. Interfaccia. Ok. Proprietà. Audio avanzato. Ah, ok, ecco, infatti. Ok. Ok. Ci siamo con il mio microfono così. L'audio così. Ok. Nuova partita. Uncharted. Normale. Distruttivo. Normale. Perfetto. Salvare i dati salvati? Salvare i dati salvati? Salviamo i dati salvati. Salvataggio in corso dei dati salvati. Intanto sto scaricando anche il Cold War. Salvataggio completato. Indietro. Ok, iniziamo. Trovo al largo della costa di Panama. Qui abbiamo recuperato quella che riteniamo essere la bara del leggendario esploratore Sir Francis Drake, sepolto in mare più di 400 anni fa. Sei sicuro di voler profanare i resti del tuo antenato in quel modo? Detta così è una cosa riprovevole. Inoltre, pensavo che non mi credessi. Beh, io ho svolto ricerche e a quanto pare Francis Drake non ebbe figli. Beh, la storia può sbagliare, sai. Per esempio, non si può profanare una bara vuota. Ma che diavolo! Furfante. Che cos'è? Forza, tiralo su. No, 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 niente da fare. L'accordo era per una bara, punto. Un momento, se il mio show non avesse finanziato la spedizione... E la tua storia l'hai avuta, signora. Signor Drake, hai firmato un contratto. Ho il diritto di vedere ogni cosa. Possiamo parlarne dopo? Sally, guai in vista, sbrigati. Ok, ok, che succede? Pirati.
Pirati? Già, di tipo moderno. Non fanno prigionieri. Almeno non maschi. Aspetta, che intendi dire? Non dovremmo avvisare le autorità o altro? Sarebbe un'ottima idea, ma non abbiamo esattamente il permesso di stare qui. Cosa? E se non vuoi finire in una galera panamense, meglio sistemare la cosa da soli. Cos'è peggiore? È ovvio che non sei mai stato in una galera panamense. Sai usare questa? Sì, è come una videocamera. Basta puntare e sparare, no? Bravissima. Ci siamo. Come diavolo ci hanno trovati qui? Ah, questi tipi mi seguono da settimane. Credevo di averli seminati. Cos'hai fatto per farli arrabbiare? È una lunga storia. Sally, dove sei? Incontrato l'uomo sbagliato.
Che dire, bel gioco, eh? Bello, bello. Tipo da dietro le quinte, Victor Salta. Oh. Oh, per amor del cielo. Che ne dite di levarci di torno prima di attirare altra attenzione? Allora? Un regalino da parte di Sir Francis. E così hai trovato la bara. Aspetta, è quello che credo che sia. Il diario di Drake è andato perduto. Aveva simulato la propria morte, proprio come supponevo. Doveva essere incappato in qualcosa di grosso. Già bene, ma lasciamo che resti tra me. Grazie del prestito, Mr. Drake. Mi sono guadagnata un'occhiata a quel diario quando arriviamo. Ecco, guarda, ai tempi in cui Drake navigava il Pacifico, riuscì a cogliere la flotta spagnola di sorpresa. Assalì le navi, rubò tutte le carte nautiche, le lettere, i giornali di bordo e registrò tutto in questo diario. Dunque questo... Ma al suo ritorno in Inghilterra, la regina Elisabetta confiscò tutte le sue carte e i suoi giornali di bordo, compreso questo, e costrinse l'equipaggio al silenzio. Quindi... Drake aveva scoperto qualcosa durante quel viaggio, Sully. Qualcosa di così segreto e prezioso che non si poteva rischiare di rivelare in giro. Bene, Nate, facciamo finta che non me ne importi niente di questa storia, perciò vai dritto al bersaglio. Ecco qui un uomo che non perde tempo. Chissà che è successo con le donne. Mai ricevuto lamentele. Va bene. Allora andrò subito al punto, solo perché sei tu. Beh? È il maledetto dorato. Qualcosa di molto grosso, appunto. Dice qualcos'altro? Ah, ora ti interessa, eh? Sì. No, sfortunatamente no. L'ultima pagina è stata strappata. Ma ti dico una cosa, Sally. Questo. È davvero questo. Già. Abbiamo solo un problemuccio. Sì, è quello che ho detto. È saltata in aria. Affondata. No, è per questo che siamo assicurati, no? Ah. Oh no, la videocamera no. È tutto a posto, non devi preoccuparti. No, è ancora come nuova. Sally, la ragazza non mollerà. Dovevi vederla. Ottimo, ora vai da lei e le dici: abbiamo appena trovato la misteriosa città dell'oro. Il suo produttore può trasmetterlo questa sera. Smettila. Nate, ti fidi di me? Più o meno. Bene, perché avremo alle calcagna tutte le canaglie da quattro soldi che vogliono questo tesoro se non ci liberiamo di lei subito. Sei un perfetto gentiluomo, Sully. Lo so, è uno schifo, ma sopravviverà. No, non mi importa se superiamo il budget. Voglio dire, ti rendi conto che potrebbe essere davvero la storia dell'anno? Ciao. No, non mi fido di loro, capisci? È per questo che dobbiamo darci una mossa. Tu mandami la truppa e ti prometto che... Che razza di bastardi! Ehi! Che scema, avrei dovuto immaginarlo. Aspetta. Calma, ragazzo. Non sono più un giovanotto. Non eri troppo vecchio per quella barista. Vecchio per quella barista a Lima, eh? Era diverso. Devo ammettere, però. Resisti, vecchio mio. Siamo quasi arrivati. Siamo quasi arrivati. Sei. Questo mi ricorda. Ti ho mai raccontato quando ho appioppato una statua fasulla del XVI secolo a Pablo Escobar? Mossa rischiosa. Ma quando se ne è accorto ero già... Nate, ma mi stai ascoltando? Pendo dalle tue labbra. Perché sprecare fiato?
Pensi davvero che Francis Drake sia venuto fin qui? Siamo parecchio lontani dall'Inghilterra. Allora? Non capisco. Secondo questo siamo sul punto esatto. Magari non hai letto bene. No, è questo il posto. Qui non c'è niente, Nate. Un altro dannato vicolo cieco. Calma, Sally. Rilassati. Diamo un'occhiata in giro. Ragazzi, è come trovare una suora in un bordello. È proprio così che me lo immaginavo. Cosa pensi che sia? Inca? No, è ancora più vecchio. Direi di 2000 anni.
Trovato niente? Ancora nulla. Oh. Stai attento là sopra. Ehi, c'è qualcosa di strano nel suolo qui sotto. È vuoto. Dobbiamo trovare un modo per attraversare. Cioè, cosa dovrei fare, precisamente? Questo mi chiedo. Cosa devo fare? Non ho proprio idea. Cazzo, devo salire. Giusta la sedia.
Allora, vediamo. Non lo so come posso fare, eh? Non ho proprio idea. Non riesco. Fatemi vedere se come sta andando. Pazzo, vabbè. Sto fa corso, sta fa. Ma capisco se trovo qualcosa qua. Ma posso arrampicare da nessuna parte. Che cazzo posso fare? Secondo me devo salire per forza qua. Perché me lo suggerisce, quindi secondo me qua che c'è? Se lo guarda seconda non si può. No, madonna, devo risalire. Oddio, dai, ma guarda sta musica, cazzo. Mi sembra che sa come sta succedendo, però non succede un cazzo. Non è qua. Non è qua niente. Le provo tutte. Perché c'è sto.
E là non si va da nessuna parte. Massimo devo provare là. Non ce l'ho fatta. Devo provare a salire sull'altra cosa, aspetta. E muore. Oddio. Sta caga sotto, cosa fa? Andà. Ok, facciamo così, così. No. Ah, fa. Ah. Ah. Non capire. Ok, dai. Ok, capito. Sì, ci sta, ci sta. Ecco qua. Quali sotto. Bel lavoro, ragazzo. Mi deve la pistola, va. Mi sa che qui ci servirà la torcia elettrica. Scendi un po'. Oh, che schifo. Che bel posticino accogliente, eh? Non esattamente quello che ti aspettavi, eh? Già, dov'è tutto il maledetto oro? Questo posto è stato ripulito qualche secolo fa. E non sono stati pirati inglesi. Infatti non è stato Drake. Guarda, gli spagnoli sono arrivati qui prima di lui. Ma che hai, Sally? Nate, non sto cercando uno schifoso pezzo di latta. Sono indebitato fino al collo. Ci contavo su questo tesoro. Troppi conti aperti nei bar di Lima, eh? Sì, esatto. Beh, e poi qualche affare è andato storto. Ti ho sempre detto di stare alla larga dai mascalzoni. E dalle mascalzone. Ah, sì? Senti chi parla. Che vorresti dire? Quella reporter. Ho visto come la guardavi. Elena, per favore. Ho smesso di pensarci nel momento in cui l'abbiamo mollata su quel pontile. Tutto è lecito in amore e in guerra. E che succede se non distingui l'uno dall'altra? Allora, mio caro, sei proprio nei guai. Certo che quegli spagnoli hanno lasciato qui un bel po' di robaccia.
Attento, Nate, è bello alto. Non stai scherzando? Dobbiamo trovare un modo per attraversare. Dovrebbe funzionare. Dove si va? Dai, lascia fare a me. La terrò aperta. Controlla se la puoi bloccare dall'altra parte. Perfetto, andiamo. Questo dovrebbe reggere. Sully, sbrigati! Per un pelo. Speriamo che questo posto abbia una porta di servizio, eh? Sai, suona familiare. Credo ci sia qualcosa sul diario di Drake a riguardo. Sì, ecco qui. Pare che si tratti di una specie di lampada o braciere. Vedi se riesci ad accenderlo. Hai tanto brontolato per il sigaro, ma ora serve, eh? Dobbiamo trovare un modo per liberare la via dalle macerie. No. No. Bastardo. Bastardo. Bastardi.
vedevo lì. Ho fame. Non spero che mi fai tornare là. Ok. Ma come fa? No, Nate. Forse questo lo potevo fare una trentina d'anni fa. No, Dio santo. Drake. Senti lui, Drake. No, Dio mio. Punto qual è? No, Dio, ma che sei deficiente, cazzo. Dio mio. Boh. Siamo così, via. Non è divertente. Ok, prima là sono caduto. Siamo sopra. Se ce l'ho giro tutto. Dovrei domani aggrappare, eh. Ah, ok. La chiappo scinnia. Ciao, Nen. Ci scende sempre. Sì, ma sembra andando a me, ma come si? Manda sempre avanti me, non ho capito perché. Cioè, ma tipo, vai a morire tu, poi. Guarda quante labbra qua. Credo ci sia una scala dietro tutte queste macerie. Come faccio a sentirlo se lui è a 80 metri d'altezza?
se riesci a trovare un modo per togliere tutta questa robaccia da qui. Ah, come faccio? Come faccio? Chissà. Non è possibile, cioè. Io direi... un modo ci sarebbe. La scenetta, chiavone. Oh, ok. Cazzo. Stavo. Muoviamoci. Piccia la candela, ok. Accendi, accendi. Che vogliamo fare? Aspetta, conosco questi simboli. L'ordine di questi segnali è rilevante. Come faccio? Porca di una bash.
Allora, fammi vedere un attimo, siamo scegli. Allora, l'uno è quello. Ok. Ok. Allora, uno con questo simbolo qua. Questa. Ne kiss. Ne kiss. Ne kiss. Vado a sparare. Ho capito. Ok. Non pensavo fossero quelli sotto. E invece ci sono da questo. Ehi, sta succedendo qualcosa. Ok. L'altro qual era? Il secondo? Questo. Qual è? Terzo è quello di prima. E devo tornare là. Ok. Poi devo tornare qua. Per poi andare qua. No. Ok, devo andare qua. E finish. Piuttosto profondo. Sì, pare ci sia una scala sul lato. Aspetta qui, mentre vado a controllare. Ok, stai solo attento. Ehi, attento a dove metti i piedi. Ah! Morto come un presicchio. Vabbè, scendiamo. C'è mai pistola, ma cazzo non mi serve. Ok, porta da qualche parte. Ah, non mi dire che ti ci butti dentro. Ho fatto cose peggiori.
Sono abbastanza fradicio. Ce l'ho fatta! Sono dall'altra parte! Riesci ad aprirla? Yeah! Bello! L'ho preso! Pare un posto sicuro. Ce l'ho fatta! Sto bene! Adesso sì che andiamo da qualche parte. Dopo questo lo spero proprio. Il tempio è stato costruito attorno a questa... Attorno a cosa? Una statua. Una statua d'oro. Un'enorme statua d'oro. E guarda qui, queste persone la stanno proprio adorando. Almeno penso che siano persone. Ma certo. Eldorado, l'uomo d'oro. Sully non era una città d'oro, ma questo... Era un idolo d'oro. Ehi, riesci a immaginare quanto varrà adesso? Guarda qui, binari. Scommetto che gli spagnoli lo trascinavano fuori su dei ceppi. Siamo arrivati in ritardo di 400 anni. Quindi la pista è fredda. Già, così sembra. Figlio di puttana. A meno che... A meno che cosa? Seguiamo i binari. Si fermano qui. Già, pare che il muro posteriore del tempio sia stato fatto saltare. Già, gli spagnoli devono aver creato un passaggio per tirar fuori il tesoro. Bene, e ora? Thank you.
Aspetta, Sally, lo senti? Ecco una cosa che non si vede tutti i giorni. Cavolo! Allora, mo che dobbiamo fare? Qua. Vola. Pensavo fosse successo qualcosa. Avrà risalito il fiume durante la piena e si sarà incagliato. Andiamo a controllare. No, aspetta, c'è qualcosa che non mi quadra. In che senso? Sembri uno che non ha mai visto un sottomarino tedesco nel cuore della giungla. No, sul serio, Nate. Senti, perché tu non resti qui? Vado io a controllare. Ti chiamerò se mi imbatterò nei nazisti, ok? Va bene, vai tu. Aspetta, aspetta. Puoi tenermi questo? Ok. Sembra che dovrò arrangiarmi come posso. Guarda, raga. C'è una sigaretta. Continua. Andiamo, mi basta da bocca, ci mettono proprio i rami, ci Direbbe che tu debba arrampicarti fra queste scogliere per raggiungere l'U-Boat. Huh?
tieni gli occhi aperti, la strada è lunga. Nate, da qui dovresti essere in grado di saltare direttamente sull'U-Boat. Ok, sono dentro. Cosa vedi? Deve essere successo qualcosa di brutto a questi tizi. C'è sangue dappertutto. È un bel macello. Cosa? I soldi, cioè, pensate? Sì. Ah. E questo dove l'hai preso, amico in decomposizione? Direi che siamo sulla buona pista. Come mai? Diciamo che ho appena incrociato un tizio con le tasche piene d'oro spagnolo. Le monete sono coniate con un marchio che non ho mai visto prima. Mi stai prendendo in giro? Sembra che i nostri amici tedeschi avessero un piccolo segreto. Ancora si aprono dopo tutti questi anni, vorrei vedere però. Sono nella cabina del capitano. Senti qua, lui è ancora qui. Cosa intendi dire? Sembra sia stato ammazzato. Fatto a pezzi, a dire il vero. Brutto modo di andarsene. Sì, è terribile. Controlla la sua sacca. Che uomo di cuore sei, Sully. Non è possibile. Deve essere uno scherzo. Trovato qualcosa, ragazzo? UK2642. UK 2642.
Eccoti qua. Tutto bene? Sully, non ci crederai. Vediamo. Ho trovato la pagina che manca. Non può essere. Sembra che Drake e gli amici tedeschi cercassero lo stesso tesoro. E io ho la mappa che ci porterà dritti dritti adesso. Nate, spero che non sia un altro girare a vuoto. Dobbiamo tirar fuori qualcosa da questo viaggio. O cosa? Qualcosa da questo. Sully? Sei lì? Sullivan! Va bene. No! Questo potrebbe essere un bel problema. Ci siamo. Salve. Ehi, ehi. Sono amici tuoi, Sully? Sono Gabriel Roman. Già, lo so chi sei, stronzo. Sta calmo, ragazzo. Questi sono solo affari. Cammina. Piano. Mani in alto. Ok, sono in alto. Il tuo amico mi deve dei soldi, Drake. Un sacco di soldi. Così, quando ha detto di essere su qualcosa di grosso, la scoperta di una vita, ha detto. Beh, la cosa mi ha incuriosito. Ma aveva già fatto grandi promesse in passato, vero, Victor? E adesso ci siamo ancora. Victor, un altro buco nell'acqua. Cavolo, è sempre così logorroico. Oh. Vacci piano, Navarro. Navarro. Allora, temo proprio che il tempo sia scaduto. A meno che non abbiate trovato qualcosa lì dentro, signor Drake. Qualche cosa che possa compensare tutti questi fastidi. Ti sta fregando, Nate, ci hanno sentiti. Dagli la mappa. Piano. Che c'entra una mappa della Kriegsmarine con Eldorado? Credete forse che sia una coincidenza? I tedeschi cercavano il tesoro e la mappa è di sicuro collegata. Allora, siamo pari? Per adesso. Ma nel caso servisse un promemoria. Ehi, dai, lascialo fuori. Esatto, di solito non tagliate un dito, roba del genere. È troppo volgare. No, credo che questo gli farà più male. Ehi, 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 aspetta, Roman. Lui non c'è. Sully! Sully! Figlia di puttana! Ehi, la cowboy. Questo è per avermi lasciata al molo. Cosa diavolo ci fai qui? Sono abbastanza in gamba da seguire una coppia di ladri di tombe. È andato da questa parte. Comunico via radio. E vabbè. Beh, ora hai a che fare con un ladro solo. Sully è morto. Cosa? Sì. E i prossimi potremmo essere noi. Cielo, mi dispiace. Dimmi, ce l'hai una pistola? C'è tutta la scella. Grazie, andiamo. La scella. Dove andiamo? Qua direi. No, ho fatto la cazzata. Sono in bocca al lupo, un po' buono. Non fateli passare! Attenzione!
Quella parte! Ora come ti senti, eroe? Bastardo. Pare che tu ti faccia sempre sparare. Ehi, stanno sparando anche a te. Oh, una paura setta, vabbè. Spara per uccidere! Stai qui. È là. Questo. Storia lunga, te la racconterò poi. Per l'amor di Dio. Ok. Maledizione. Va bene. Dove dar cazzo? Non ci si annoia mai, eh? Tieni giù la testa. Questa gente non scherza. Cos'è? Chi è? Dannazione. Ah!
No, Dio santo. Non essere così scemi. Sì, io sì. Cominciamo. Grave, già via. Uomo a terra! Fatelo fuori! Oh, no. Maledizione! Una possibilità! Oddio! Già! Forza, stai con me. Non fateli passare. Ehi, prendetelo! Muoviamoci! Di qua, penso. Sì, di qua. Sei sempre così popolare. Beh, evidentemente attraggo la feccia dell'umanità. Senza offesa. Non preoccuparti. Hai buona memoria? Sì, perché? OK 2642. Sentito? Sì, cos'è? Coordinate della Kriegsmarine. Forse so dove gli spagnoli portarono il Dorado. El Dorado? Il problema è che lo sanno anche i bastardi che hanno ucciso Sully. Maledizione! Se gli spagnoli hanno trovato il tesoro, devono averlo trasportato su quell'isola. E Drake li ha seguiti. Beh, allora che aspettiamo? Io avrò la mia storia e tu quello che stai cercando, qualunque cosa Dai. Sia. Sì! Forza! E guarda che non sarà certo una vacanza, eh? Io so badare a me stessa. E poi tu sei in debito con me. Già, credo di sì. Siamo alla ricerca del tesoro perduto di El Dorado e ci ritroviamo qui, su questa isoletta in mezzo all'Oceano Pacifico. Guardiamo più da vicino. E speriamo di essere i primi arrivati. Scopriremo le rovine di una colonia perduta e troveremo una fortuna in oro spagnolo o l'isola ha custodito per noi i segreti più misteriosi. Serve a non fargli cambiare canale. Che cosa diavolo era? Che ne so, la contraerea. Questa non è una bella cosa. Oh cavolo, andiamo a fuoco. E basta con quella telecamera, buttiamoci giù. Buttarci giù? Ma questo coso ha i paracaduti? Forse è il momento di appurarlo. Spero che funzionino ancora. Lo scopriremo tra poco. Ti sei mai lanciato prima? Ma certo, devi solo saltare. Conti fino a 5 e tieni la corda. Vai ora. Tu non vieni! Sono un po' impegnato al momento! Vai! Ci si vede a terra!
lì! Sì, ok! Ciao Sesano, ciao Sesano 78. Sesano, penso, Sesano, Sesano. Sesano, Sesano o Sesano? È finito 3-4 volte, bello. Bello comunque. Bello, bello, sì. Sconosciuti che cercano di uccidermi. La mappa che rimane su un aereo in fiamme. Elena dispersa. Se sano. Forse morta. Davvero un ottimo inizio, Nate. Bello. Che dici, come va? Tutto bene? Basta, uno, due, tre, e allora spacco tutto, tanto scendi. Fa piacere, mi fa piacere. Che se fa? Andiamo un attimo, ma se riesco. Sto andando un po' a cazzo, perché non so. Saltello qui e lì come un... qua. No. Grazie, fatto benissimo, porca miseria. Vabbè, intanto so che c'è, visto che succede sempre sta cosa, chiudo con Uncharted. Di solito lungo i bordi ci sono dei tesori. Sì, l'ho visti, ci sono, ne ho trovati già 3 o 4. Quindi, sì, lo so, l'ho visti. E niente, ho chiuso adesso Uncharted, questo primo episodio, direi che basta, e nada, belli miei, me ne vado a magna, ci sentiamo la prossima live, mi raccomando, non mancate, sempre presenti, un bacione a tutti, bella lì, grazie per essere passato, grazie mille. Un bacione a tutti, ricordo seguitemi qui sotto nei vari social, soprattutto Instagram per quanto riguarda appunto l'info sulle live,
E nada, ragazzi, vi ringrazio. Aspetta che stacco questa musicaccia sotto. Vi ringrazio per essere stati qui con me. Grazie a te, carissimo, per essere passato. E buona cena a tutti, anche a me. Bella.